Eccoci qua. Ciao Giancarlo. Ciao, come stai? Bene, stavo meglio ieri perché svelo perché tanto ormai essendo quotidiano, no? Bisogna parlare anche un po' di sé, di come si sta e tutto il resto. Ieri pensavo, stavo parlando, poi dopo ti aggancerai te a questo discorso mio perché sei più ferrato sull'antimaterico, no? Perché ieri proprio parlavo di sensazioni quando non sto bene che percepisco certe cose da un altro punto di vista, sembra quasi Dimensione. da un'altra dimensione, esatto. Solo che il mio problema è che quando penso queste cose si avverano quasi nell'istantaneo. E difatti da ieri mi pizzicava la spalla sinistra, che di qua si vede a destra, e oggi non la muovo proprio. E purtroppo se io penso di avere male, stai sicuro che dopo 10 minuti io sto male. Però noi ce ne freghiamo perché siamo qua e anche l'ottimismo non fa pensare alle cose più o meno dolorose, quindi ce ne sbattiamo i cosiddetti. E partiamo con oggi. Ah, figata oggi. Oggi è la Il 12 chiacchierata aprile 2021. 12 aprile 2021 e è la chiacchierata numero 100. Quindi, insomma, è una data, no? Come dire, è un Già un. anniversario quasi. Sì, è un piccolo obiettivo raggiunto dopo che io pensavo, boh, un mese, come faccio a raggiungere un mese tutti i giorni così? Sono già 3 mesi che tutti i giorni sto rompendo le scatole a tutti i miei amici e a fare delle chiacchiere. Allora, evidentemente perché sei bravo, perché hai capacità, come hai fatto con me, di sapermi coinvolgere e perché comunque gli argomenti evidentemente che decidi di trattare e che comunque evidentemente poi la gente segue sono di interesse. Poi c'è un gran bisogno di parlare di tanti argomenti culturali, cosa che comunque tu fai e quindi e che faccio anch'io, ad esempio, parallelamente ultimamente con una rubrica che tengo anche io in diretta su Facebook e mi rendo conto che la cultura, diversamente da quanto si crede, è una cosa che piace molto. C'è un gran bisogno di cultura, di conoscenza, di empatia attraverso la conoscenza. Quindi assolutamente capisco per quale motivo continui tutti i giorni a presentare nuove persone, nuovi personaggi e la gente comunque ti segue, perché comunque ce n'è anche bisogno, necessità. E poi sei bravo. Io poi ti conosco da Ecco, mai. a proposito, quando ci siamo conosciuti, Una serie di complimenti, te lo dico già. noi a proposito. Allora, ci siamo conosciuti che non tantissimissimi anni fa, non dovrei vedere un po' insomma, nel mio archivio, diciamo, del mio passato, diciamo così, perché c'è un file sul mio computer dove tengo, così mi segno tutte le date importanti. Comunque credo che sia stato più o meno intorno al 2015, più o meno, perché comunque noi ci siamo conosciuti durante una collettiva che si è svolta a Milano e precisamente a Inaghigi, tu come fotografo e io come pittore in quel caso lì, perché c'era una curatrice d'arte di cui non diremo il nome per non, così, per non fare pubblicità, diciamo. Comunque, insomma, in quel momento lì curava vari artisti, tra cui c'era anche tu, e quindi abbiamo subito avuto occasione, insomma, intanto di conoscerci, di apprezzarci. Anche perché, e tu puoi confermarlo, quando si è in tanti artisti che così, ci si mette in gioco, in mostra, eccetera, immediatamente l'occhio cade su quelli bravi o che comunque tu ritieni bravi e cerchi quindi, come dire, di farteli, no, amici e di creare poi un'eventuale collaborazione con quelle persone perché comunque possono essere, diciamo, dei buoni canali, no, per poter crescere, eccetera. Non solo, ma anche per poter creare poi delle collaborazioni, insomma, delle altre forme, no, di comunicazione, insomma, di rapporti. E io notai subito che avevi molto talento, oltre che hai, e questo è il primo complimento che ti faccio, una Grazie. grande personalità, una grande anima.
che sentì immediatamente, per cui dissi no, quel personaggio là non lo voglio continuare a frequentare, cioè lo devo frequentare, è una persona che può essere un amico, è un valore aggiunto, e infatti poi è stato dimostrato, insomma, che avevo ragione. Conosciuti a Milano, questa opera mostra. Che poi abitando, tu abiti a Bologna, quindi alla fine a distanza di 35 chilometri ci siamo incontrati a Milano, e questo è bello, no? Perché poi nell'attesa del vernissage, no? Dell'apertura, così siamo andati a fare un giro lì lungo i Navigli, ho fatto delle foto, abbiamo chiacchierato e abbiamo, mi hai tirato fuori dei discorsi sul perché il numero 18 ricorre sempre nella mia vita, no? E se lo vuoi dire, lo puoi dire. Allora, dal punto di vista, tu vuoi dire spirituale, cosa si intende il 18? Oppure quello che mi avevi detto là, che è separato dell'uno che è un l'uno e l'otto che è l'infinito. Allora, diciamo che tu prima hai detto, no, che ogni tanto hai, come dire, delle aperture in qualche maniera spirituali, per cui addirittura riesci a anticipare eventi, come in caso purtroppo, questo è un problema che hai alla spalla. Allora, a me è successa la stessa cosa a proposito di un discorso numerologico che ho fatto qualche anno fa. Praticamente in quel periodo lì avevo una compagna che era una cattolica convertita all'ebraismo, quindi ero diventato un'ebrea ed abitavo sempre a Bologna, convivevo con lei e avevo cominciato quindi a studiare la Torah, quindi che sarebbe quello che per i cattolici è il Vecchio Testamento. Lo dico perché non tutti sanno che il Vecchio Testamento è l'espressione italianizzata della Torah, no? Del testo ebraico, insomma, che è alla base dell'ebraismo. E lì chiaramente, pian piano studiando, mi sono interessato anche di Kabbalah. Poi, studiando proprio i numeri dal punto di vista anche proprio grafico, perché se comunque l'uno si scrive in una maniera, il due in una certa maniera, eccetera. Chi ha creato quei simboli l'ha fatto evidentemente con una cognizione comunque di causa, no? Quindi c'è dietro anche una simbologia grafica, visiva di quello che rappresenta il numero in qualche maniera. E quindi ho cominciato a fare delle mie lucubrazioni, che erano comunque delle anche intuizioni, se vogliamo, dei segni, per cui, per esempio, per me l'uno rappresenta l'unità per antonomasia della creazione, quindi se Dio è zero, perché è infinito, l'uno è la creazione, quindi il primo atto creativo, ma rappresenta anche l'archetipo del maschile, no? E oltre che un segno che unisce il piano, diciamo, della terra con il piano del cielo, e l'otto non è nient'altro che il simbolo dell'infinito che si trova in matematica, anche questo posto in maniera orizzontale, dico bene, verticale, per cui 18 rappresenta quindi il mascolino che cerca di comunicare con l'infinito e il contrario, l'infinito che cerca di comunicare con l'archetipo maschile. Quindi trovai in questo numero, puoi dire, una simbologia che magari si poteva adattare anche alla tua vita, nel senso che una parte di te cercava di comunicare con la parte, infinita che è in noi e che è intorno a noi. Quindi feci notare questo aspetto qui, di cui non mi ricordavo cioè che ne avevamo parlato all'epoca, però la numerologia che insomma che ho così sviluppato significava per me questo. La cosa particolare è che poi, quando ho cominciato a studiare in più profondità, per esempio, la numerologia cinese o altre forme, insomma, di algebra, eccetera, mi sono accorto che alcune mie intuizioni avevano delle risposte culturali che non mi aspettavo. Ad esempio, per me di conseguenza il 2 rappresenta l'archetipo femminile, e in effetti nella numerologia cinese il 2 è la femmina, per altro è l'archetipo femminile. Quindi trovai questa cosa, cioè, queste altre, come dire, intuizioni, diciamo così, che avevo avuto, avevano un'attinenza con la realtà. Semplicemente perché io credo che siamo tutti quanti collegati, che come diceva Platone, esistono gli eidos, le idee, che ogni tanto quindi riusciamo a canalizzare, e quindi le conoscenze non sono nient'altro che delle intuizioni rivelate in qualche maniera, ma che già preesistono a chi stesso, a colui che comunque le interpreta o comunque le coglie. Conoscere e ricordare, diceva Socrate, no? Quindi voglio dire, tutto esiste,
e quindi ecco quella parte lì, quando cominciai a studiare questa cosa numerologica, cioè in quel periodo ero nel pieno di quei studi quando ti ho conosciuto, quindi chiaramente mi entusiasmò tantissimo e quindi te lo voglio far sapere, insomma. Certo, intanto saluto Maurizio che è arrivato e Chiara. Ciao che, Chiara, ciao Maurizio. Chiara è stata con me un paio di sere fa a fare la chiacchierata, è una, ha una trattoria, si chiama, in, no, ristorante, scusa. Comunque a me piace trattoria perché è una cosa proprio, come si chiama? E quando una persona ci mette tutto se stesso, no? Io vedo che un ristorante è più chic, invece una trattoria è più alla buona. E Chiara fa delle robe originali, insomma, della una roba, poi te ne parlerò quando ci vediamo. La cultura mi piace anche quindi la carnazza, il mangiare, la vita, la convivialità. Per me cultura e spiritualità e sentimento, emozione, sesso, passione sono tutte quante sullo stesso piano. Cioè io non separo, ecco questa è una cosa che poi ci accomuna a me e te, dal punto di vista artistico, e che mettiamo tutto sullo stesso piano. Questo non vuol dire che banalizziamo, ma che la realtà è fatta di tanti elementi e quindi è cultura anche mangiare, è cultura anche come dire, parlare, è cultura anche l'amore, la passione, e il sesso, diciamo, di cui in questo periodo se ne fa ben poco, purtroppo, data la pandemia, diciamo così, ma speriamo che ben presto, insomma, anche come si apriranno i musei, i teatri, i cinema, si apriranno anche altre forme di E poi svegliamo l'altro arcano che ci ha, tra virgolette, unito per 2 ore di viaggio, perché quando poi ho scoperto che eri di Bologna e che dovevi tornare in treno, ho detto guarda, io passo da Bologna e allora ti ho dato un passaggio, no? E io ero con un mio amico fan sfegatato di Michael Jackson, era come sparare sulla Croce Rossa per te, no? Sì, perché per me è stato, anche se magari è un personaggio molto discusso e come dire, e chi non lo conosce naturalmente tiene conto soltanto di quegli aspetti estetici o più superficiali del suo personaggio. È in realtà uno degli artisti, e lo dico con chiare lettere, uno degli artisti più importanti della storia dell'umanità, il nostro Mozart moderno, uno dei ballerini più, non lo dico io, lo dicono gli esperti, uno dei ballerini più bravi e più importanti della storia dell'umanità, ed è stato veramente uno che è riuscito a unire non soltanto il pianeta con tematiche anche di natura ecologica o di natura comunque sociale, etica, ed è stato uno dei primi a farlo in quella maniera, ma proprio a unire tanti generi artistici, farli convivere tutti insieme, e questa è una cosa che mi piace tanto di lui, mi piace in generale degli artisti, tener conto anche delle tradizioni del passato e riuscire ad reinventarli e riproporli in una veste moderna. Non so, Fred Astaire, piuttosto che ne so, ai grandi artisti a cui lui si ispirava della, insomma, della Broadway, oppure della Motown, che era la prima etichetta musicale quando era con i Jackson 5, James Brown, da cui ha tratto in un certo modo il suo soul, il suo modo comunque di cantare, ma anche di muoversi. Ecco, lui riusciva a unire passato, presente e futuro, e poi, come dire, con un'identità che deve avere l'artista, perché deve essere riconoscibile tra tutti gli altri, che è fenomenale e che riusciva proprio a farmi uscire fuori di testa. Cioè, lui, Mozart, per quanto riguarda i musicisti e pochi altri, lui è uno di quelli che è riuscito proprio a farmi. Allora c'era questo amico qui tuo, che era stato un fan, ancora più fan, per cui era il classico tipo che andava qua, andava là, insomma andava in Romania, lo seguiva in tutti i tour del Dangerous Tour, credo che fosse, e aveva dei video inediti sul cellulare, per cui io proprio, capito, cioè per me era, è come dire, cioè, di fronte insomma alla cosa più bella che potessi provare. Michael Jackson è stato uno di quelli che mi ha ispirato e che comunque mi ha fatto capire la potenza della comunicazione dell'arte. E Perché? E quindi?
No, e quindi adesso parliamo prima, perché io veramente con te non so da dove cominciare, no? Perché se uno mi dice che cosa non sa fare Giancarlo, boh. Dal punto di vista creativo, su uno che si lancia molto, poi in Esatto. altri ambiti magari sono, come dire, No, una... perché dai, partiamo con la scultura. Perché te non è che usi la creta solitamente, o cioè, scusa, non usi solo la creta, usi qualsiasi tipo di materiale, no? Dimmi. Allora, praticamente diciamo che c'è stata un'evoluzione, nel senso che io come artisticamente diciamo che nasco non tanti anni fa, in realtà più o meno una decina d'anni fa, e la scultura non è stata una delle mie prime espressioni. Tra l'altro molta gente si meraviglia del fatto che sono poliedrico, ma quando nel Rinascimento, ad esempio, gli artisti artigiani dell'epoca erano tutti così, cioè tutti si lanciavano in tante tecniche a seconda di quello che era la forma di comunicazione che volevano esprimere, chiaramente anche la committenza. Quindi non capisco perché uno se lo fa oggi questo risulta così particolare e straordinario. Tolto quello, in più avevo l'handicap, tra virgolette, di non aver fatto studi, diciamo, accademici tradizionali. Io ho fatto il classico, poi ho preso delle lauree, però non ho studiato in ambito artistico, pur sapendo disegnare fin dalla nascita. Per cui all'inizio, chiaramente, soprattutto per quanto riguarda la scultura, ho sperimentato vari ambiti fino poi a consolidare un po' quello che era la mia tecnica, o comunque il genere che io voglio esprimere, e che sostanzialmente sono sculture non di grossa dimensione, perché mi piace ispirarmi alle sculture, ad esempio, del passato, ad esempio quelle etrusche, oppure quelle greco-romane, insomma, quelle anche votive di quell'epoca, e utilizzare l'argilla a freddo, che non è il DAS, ma è una forma di argilla che si asciuga, quindi senza metterla nel forno, dipingerle con varie... pigmenti che possono essere l'acrilico, ma anche degli smalti, eccetera, per farmi sembrare dei materiali che io desidero che abbia, che possono sembrare. Per cui non so, a volte simulo il bronzo, piuttosto posso simulare il rame, oppure, che ne so, la ceramica, e hanno queste sculture una forma che in qualche maniera, come dicevamo proprio di Michael Jackson, devono anche ricordare il passato, perché un artista deve anche tener conto della tradizione culturale a cui appartiene, e quindi hanno forme che possono ricordare, che ne so, le sculture greco-romane, per esempio, quindi la bellezza del corpo maschile o femminile, però rimodellato secondo una visione moderna, per cui un po' all'art déco, all'art nouveau, cioè magari ricomposta, magari con qualche elemento di disordine rispetto alla mera rappresentazione antropologica, cioè antropometrica del corpo, diciamo così, ma come dire, perché devono essere anche oggetti di design, per cui una scultura per me deve essere tante cose, simbolica, deve essere un oggetto di, insomma, di design da mostrare, e nello stesso tempo deve rimandare il passato, deve essere affascinante, deve essere sensuale. Insomma, faccio queste cose qua. Comunque, diciamo che ci sono arrivato attraverso un processo di, diciamo, di elaborazione di materiali per arrivare poi alla definizione della forma dei materiali che io volevo che avesse. Esatto, perché principalmente tu dipingi e disegni anche su una bozza, così che quante volte eravamo a mangiare assieme, ci avevi anche senza penna, ti vedevano nell'aria a fare così, no? Perché ormai. Allora, anche questa è una cosa che molto spesso meraviglia. Perché? Perché purtroppo le persone sono poco abituate ad avere a che fare con i creativi. Artista mi sembra una parola un po', come dire, impegnativa. Diciamo un creativo. Se tu guardi, che ne so, gli artisti del passato sempre facevano quello, cioè lavorano, elaborano, creano continuamente, cioè è come respirare, perché è l'unica maniera per stare sempre nel flusso creativo. A proposito di quel discorso che facevamo prima, l'arte è anche un po' come una trascendenza, come comunque un canale di comunicazione rispetto ad un'energia che è intorno a noi più grande, no? Eccetera. Quindi continuamente devi alimentare questo flusso di comunicazione, e
E poi è un modo anche per tenersi allenati e sviluppare e migliorare la tecnica. A forza di disegnare daglie e gli daglie, sono diventato comunque tecnicamente molto più bravo rispetto a quando ho cominciato. L'uso della luce, dell'ombra, della forma, della parte, che ne so, del corpo, l'elaborazione di alcune parti anatomiche, eccetera. Cioè è un continuo esercizio che io faccio. Poi i disegni, in realtà gli schizzi servono di solito, semplicemente vengono fotografati e poi inseriti nei social, soprattutto Facebook, che è il mio social che utilizzo, diciamo, di più, anche per mantenere una fidelizzazione col mio pubblico, perché ho proprio uno zoccolo duro di follower che mi seguono in tutto quello che faccio, video, foto, che ne so, piuttosto che appunto scultura, pittura, romanzo, eccetera, e il disegno è quel modo per tenere sempre viva l'attenzione, come dire, guarda, guardate, io ci sono, ciao, e quindi quel disegno è un estemporaneo, anche, capito, come atto di presenza, diciamo così. Infatti di solito li faccio e poi non so che fine fanno, o li regalo magari a un collega, a, che ne so, al barista, o piuttosto li strappo, oppure si perdono quello che conta alla fine è l'aspetto estemporaneo, no? L'immagine che ho creato e basta. Ieri sera ho parlato di te nella chiacchierata di ieri sera, perché Marianna, che si chiamava così la ragazza di ieri sera, e legge i tarocchi, è una life coach, legge i tarocchi, non conosceva il museo dei tarocchi, gliel'ho detto che l'ultima volta praticamente che ci siamo visti io e te eravamo là al museo dei tarocchi a Riola, no? Di Vergara. Allora, intanto dico due cose. Intanto quell'evento noi ci siamo stati e io ero, diciamo, presente anche come, diciamo, come espositore, poi diremo cosa è successo. Grazie, è giusto farlo perché è un po' il mio, oltre che il mio migliore amico, ma anche il mio manager, tra virgolette, ed è Claudio Cristofori, che è titolare dell'agenzia di viaggi Giabalito e Karma di Bologna, e via passato, Brescia 1. Lo dico passato, così. È già passato sotto di me un mese fa, secondo me. Però è giusto che se si fa una conversazione come lui lo fa con me, esempio, ultimamente ha fatto un'intervista in Spagna, perché in questo momento è in Spagna, a Valencia, è giusto che anche io lo ricordi come insomma, colui che, se non ci fosse stato effettivamente, perché è stato anche lui a stimolarmi, insomma, a iniziare questo percorso di arte, e poi mi sta accanto in quanto devo avere rapporti con le case editrici o piuttosto che con gli sponsor o piuttosto le location, eccetera eccetera. Quindi per me è fondamentale, e oggi come oggi non si può essere artista se non hai uno staff di persone che ti stanno dietro, e quindi esatto, ecco, sicuramente no, perché ho visto, sicuramente lui è uno di quelli. E noi eravamo lì perché lui aveva portato un gruppo di turisti proprio a Riola di Vergato, dove c'è questo museo internazionale dei tarocchi, e in quel caso, come stai mostrando, ho realizzato questi tarocchi, non l'ho fatto tutto il mazzo dei tarocchi, ho fatto i 22 arcani, qui i 4 elementi, e poi ho inserito all'interno di una scatola di legno con un timbro, con il simbolo che ho creato io, che rappresenta, insomma, diciamo, il bene che osserva il male, e insomma in qualche maniera è sopra il male, lo sovrasta. Io ho creato queste carte che poi sono state donate al museo, per cui ho il piacere di avere già delle mie produzioni, diciamo così, delle mie opere. Dai, questa infatti è la confezione nella quale ho inserito poi il tutto, e quindi praticamente già delle mie opere d'arte, insomma, sono all'interno di un museo. E da quel momento là io ho cominciato, quando parlo, a non darmi più del creativo, ma a darmi dell'artista, perché quando l'artista entra attraverso le sue opere in un museo, per quanto piccolo, magari ancora non noto, o comunque un museo di un'arte molto particolare, di nicchia e piena zeppa magari ancora di preconcetti, perché il tarocco è anche un elemento che viene visto con un certo preconcetto ancora da una certa cultura di massa, diciamo così. Quando un artista entra in un museo, comincia a diventare, si può autodefinire anche artista. Questa è la mia personale idea, perché allora, il fruttivendolo vende nel negozio di frutta, e l'artista deve stare nei musei. Quando ci si entra, grazie appunto anche a Claudio, come dire,
posso cominciare a dire che forse sono anche l'artista. Prima ero solo un creativo. Io allora sono solo creativo. No, vabbè, questa è la mia personale definizione di arte, cioè di artista, perché sai, definirsi artista oggi come oggi è abbastanza inflazionata, perché noi che andiamo per mostre e che abbiamo partecipato a tante mostre di te, vediamo di roba che c'è in giro, no? E vediamo anche che questi qua, che sono delle ciofeche, sono anche quelli che si esaltano, che si sentono arrivati, che sono i nuovi Frida Kahlo, i nuovi Picasso, cioè se ne sentono di ogni. E invece, secondo me, bisogna essere molto umili, però quando insomma cominci a fare delle cose che vanno comunque nel luogo preposto per quello che tu crei e il posto preposto per l'artista, secondo me, il museo, io personalmente ho cominciato a darmi stelighetta. Cioè, prima ero soltanto uno che creava. Basta. Cioè, questa è semplicemente la mia personale definizione, non voglio dire altro. Intanto salutiamo Silvana, che è arrivata, lei è di Scalea. Scalea, ciao. Secondo me è vicino, no, più giù di te. Sì, io sono campano, sono precisamente salernitano di Eboli, ecco, dove Cristo si è fermato, però diciamo, per chi non lo sa, non perché è citato nei Vangeli, non è un passo evangelico, ma è un bellissimo romanzo che consiglio a tutti i leggi di Carlo Levi, che era un antifascista che fu mandato in esilio in Lucania, perché il romanzo è ambientato in Lucania. Però lui racconta all'inizio del romanzo questo percorso che lui fa per scendere appunto in Lucania, rimarrà in esilio circa un anno, e la strada ferrata finiva appunto ad Eboli, e per entrare in Lucania bisognava prendere il ciuccio oppure altri mezzi di fortuna, diciamo così, più naturali rispetto al treno. E quindi chi si è fermato ad Eboli significa che la civiltà, intesa come tecnologica soprattutto, tecnologia, finiva lì in quel luogo, dopodiché, come dire, difatti, è un altro che parla soprattutto della questione meridionale, insomma della arretratezza della mia terra. Difatti, per sdrammatizzare, la Salerno-Reggio Calabria l'hanno finita 3 anni fa. E ora ha già dei problemi di ristrutturazione, insomma. Ecco, tombola. Perché è una storia infinita, ma questo è il bello dell'Italia, no? Non solo del sud. L'Italia è così, è molto naif. E niente, poi c'è una volta ci siamo trovati davanti a una pizza, perché io volevo un ritratto, no? Cosa che non mi ricordo se te l'ho chiesto io o me l'hai fatto te. No, te l'ho chiesto. Credo che me l'hai chiesto tu, sì. E io ti ho fatto, ti ho rappresentato come ti vedo. Esatto, e sono tornato a casa con una cartellina così. Perché io ti voglio molto bene, e se magari un giorno dovessi mai diventare quotato e importante, a te e a tutti i miei affetti regalo sempre qualcosa di mio, perché, come dire, se divento famoso è importante, come dire, quotato, buon per me, ma anche per voi, perché vi troverete in casa, magari non voi, magari i vostri nipoti, perché l'artista diventa famoso sempre quando schiatta e diversi anni dopo, diciamo, solo Picasso e qualcun altro ha avuto la fortuna in vita, e non è detto che poi io lo diventi mai, però se lo dovessi diventare, i tuoi nipoti avranno in casa dei giudici che magari potrebbero valere anche 50.000 euro, 100.000 euro, chi può dirlo? Esatto. Per questo del mazzetto. E te invece di mio c'hai qualche foto? No, non t'ho fatto una mazza, proprio niente. No, niente. Sono tristissimo, solo a parole vado. Vabbè, ma uno ragiona come vuole, non è che perché ti ho fatto un disegno ma devo ricevere a mia volta qualcosa, no, uno lo fa, no. Allo slancio di farlo, e poi un in bocca al lupo per me e per chi riceve, e poi soprattutto secondo me l'arte deve essere qualcosa che deve andare nelle case delle persone, no? Se aspetti che ci vada soltanto quando vendi, che mi è successo di vendere varie volte, però a gamba cavallo, insomma, no? Quindi è anche bello che vada, anche perché fa anche polvere, quindi ogni tanto è giusto che faccia polvere in altre case, se no si riempie la casa di roba che poi non so dove metterla più, visto che produco tanto e cambio idea tante volte, quindi magari quella cosa che ho fatto, che anche magari è bella, per carità, però non mi convince più, quindi soprattutto le scuole hanno una vita breve in casa mia.
No, anche perché ne hai seminate in tutti gli atelier di Bologna e non solo, in tutte le gallerie. Ti rompe se io mi mangio dell'ananas? No, tanto me ne frega, io No, mangio. no, Bene. se non frega il pubblico non c'è problema. Sì, scrivete intanto, fate delle domande a Giancarlo perché tanto lui è qua per rispondere e spogliare e denudarsi per noi, cioè non nel vero senso della Addirittura. parola. Ma guarda che sarei capace, sai, non ho problemi. No, La lo puoi so benissimo, è per quello che l'ho detto. Però prima di arrivare alle performance fisiche, volevo passare per quelle musicali. Riesci a fare qualcosa al volo? qualcosa che ne so, cioè mi prendi in contropiede, diciamo. Lo so, perché io mica ti ho detto qua niente. No, infatti, Io poi mando. tipo faccio un accenno, proprio un accennino. Questo è un clarinetto, presente, però non so se in questo momento, cioè non so se manco si è accordato. Faccio due note, basta, eh. No, 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 non è accordato, non ti faccio niente. Comunque, vabbè, sono il clarinetto e poi Si c'è è il sax soprano e altri scordato il strumenti. clarinetto. Sì, il clarinetto, sì, no, nel senso che andrebbe pulito un po' e non il suono un po' cupo. La prossima volta magari, come dire, studio di più prima e poi ti eseguo. Comunque, vabbè, qualche strumento lo so suonare, mi è capitato di poi, diciamo, provare a comporre qualcosina che ho utilizzato come diciamo delle colonne sonore per dei video che ho creato, come sai, no? Che su YouTube poi sul mio canale c'è, ci sono per chi vuole vederle. Parlami di Elena. Elena è un lungometraggio che ho realizzato in 3 mesi nel 2018, dove dentro ci sono vari attori, mi pare di ricordare che siano 12, i principali sono 5-6, e poi dopo perché ci sono delle comparse, diciamo così, che non fa nient'altro che essere un riadattamento del mio secondo romanzo che si intitola sì, questo è il trailer del film. E praticamente è un riadattamento del mio secondo romanzo che si intitola Autopsia di una mistica, che io casualmente ho messo qui, c'ho tra le mani, eccolo qui, Autopsia di una mistica, che trovate su Amazon e su Libro, nel portale insomma, delle case editrici, eccetera, insomma, in tutti i portali. E ho deciso di realizzare questo in maniera chiaramente amatoriale, autoprodotta, questo film che dura quasi un'ora, dove con vari riadattamenti ho cercato di mettere in campo, diciamo, il contenuto del romanzo. Ci siamo divertiti tantissimo, ho anche realizzato la locandina, ho fatto qui questo qua il trailer. Poi c'è il film e dentro ci sono anche dei brani che ho composto col clarinetto, col sax, eccetera, eccetera. È stata una bella esperienza. E Da niente, che cioè, cavolo. qui fai tutto, sei multitasking. Diciamo che in quel caso lì ho dovuto autoprodurmi in tutto, nel senso che faccio la regia, sceneggiatura, c'è tutto, insomma, recito la parte del protagonista che si chiama Alberto. Ci sono anche delle immagini create oniriche, create con i disegni, quindi animate in qualche maniera da me, eccetera. È un lavoro assolutamente che ritengo amatoriale, perché voglio dire, comunque non è che avessi dietro un budget o una casa di produzione, eccetera. È stato fatto addirittura con l'utilizzo del cellulare, quindi l'ho fatto in bianco e nero, in modo tale da farlo somigliare un po' a quei documentari della Rai o quei sceneggiati della Rai, non so se hai presente, degli anni 70. Anche essendo il romanzo un noir, il romanzo è questo, essendo un noir, insomma, secondo me il bianco e nero rendeva meglio, diciamo, questa atmosfera. La storia originale del romanzo è ambientata in Germania, nei luoghi di Anna Caterina Emmerich, che è una mistica, una monaca agostiniana che aveva poteri mentali incredibili, insomma, e da questa storia, da questo personaggio faccio trarre questa specie di esperimento, la cui protagonista è appunto Elena. E poi, però, chiaramente nella trasposizione del film, è ambientato sostanzialmente nelle mie parti, quindi si capisce che si tratta di Eboli, di Salerno, eccetera. Anche ci sono paesaggi di Bilbao, della Francia, ma anche di Monselice, perché man mano che viaggiavo in quei mesi, giravo delle scene che poi ho inserito.
c'è anche sul mondo. Faccio vedere una cosa, così stai zitto 2 secondi e ti ritorna un po' la saliva. Questo metto la voce. È uscito nel 2014 e si intitola L'aria delle narici. È un romanzo che ruota intorno ai temi della meditazione ed è anche una storia d'amore. Autopsia di una mistica è invece uscito l'anno successivo, più o meno nell'autunno del 2015, ed è sui temi della meditazione e in particolar modo ruota intorno alle vicende di una mistica vissuta tra il fine 700 e l'inizio 800. Le sfere di latte invece è il mio terzo romanzo che è uscito nel 2017 ed è intorno ai temi della medianità. E ho viaggiato tantissimo, sono stato nei monasteri delle Meteora e del Monte Athos, ho conosciuto molti medium per cercare proprio di riversare nel testo quelle che erano le loro esperienze e i loro esperimenti. Nel dicembre invece del 2019 è uscito il mio ultimo romanzo pubblicato, che si intitola Lasciare il corpo, sui temi questa volta della morte e dell'aldilà. È la storia di un quindicenne che fa l'esperienza incredibile dell'uscita del corpo. È un'esperienza molto bella anche perché l'ho illustrato questo testo e quindi sto lavorando a un quinto libro che uscirà probabilmente a fine del prossimo anno ed è una direzione totalmente nuova rispetto a quello che fino ad ora ho presentato di me. Devi stare fermo un po', perché cioè, faccio. Lo so, ma sai, non è che io voglia mettermi in evidenza, anche se può sembrare da tutto quello che stiamo dicendo, ma in realtà io vivo così, o perlomeno vivevo così fino a quando poi abbiamo avuto tutti quanto lo stop del Covid e speriamo di riprendere tutti presto, perché io sono veramente, come dire, affranto, diciamo, usando un eufemismo. E io sono innamorato della vita e chiaramente delle sue possibilità. Sono innamorato veramente della conoscenza e voglio portare poi queste conoscenze alla gente, perché ho scoperto che certe forme di conoscenza portano alla felicità, perché poi lo scopo di tutto questo, di questa mia arte, in soldoni, è quello di raggiungere questo stato di equilibrio, di benessere. Che è comunque che io non ho ancora completamente raggiunto, e anzi, a volte cado miseramente, sia chiaro, non è che ho raggiunto il Nirvana, non sono Buddha, però diciamo che ho colto in alcune conoscenze, in alcuni percorsi, per esempio spirituali, come dire, una strada verso la felicità, ed è possibile, portare il regno dei cieli, diciamo così, nella nostra realtà. Nella quotidianità, senza stravolgere niente o fare delle vite ascetiche particolari, questa è la cosa che voglio mettere in evidenza, ma è possibile, l'umanità ha lo stato di coscienza alto e, come dire, pronto per poter finalmente realizzare la nostra idea di vita, quello che è la nostra, vera natura. Siamo in grado di poterlo fare. Molti mistici l'ho studiato, soprattutto per esempio Angela Volpini, che voglio citare, che è una donna che vive ed è una mistica che abita a Casanova Stappola in provincia di Pavia e ha creato un'associazione che si chiama Nova Cana. Ho collaborato con lei, ho fatto delle cose insieme a lei ed è stata una fonte di ispirazione soprattutto nel mio quarto romanzo, Lasciare il corpo. Lei dice sempre questo. Cioè, tra le tante cose che dice, molto interessante, cioè che l'umanità ha raggiunto il livello di coscienza più alto e che siamo pronti appunto per poter realizzare il regno dei cieli, cioè, come dire, il paradiso terrestre. Bisogna soltanto decidere di farlo, prendere coscienza di questo e l'arte e anche, le cose che faccio, per esempio la mia rubrica che tengo in diretta su Facebook, Esperienze di vita. È una cosa a cui tengo tanto, sinceramente, che è nata anche lì per gioco a ottobre, però sta andando molto bene, mi seguono le persone in tanti. Voglio mettere questo, cioè il mio contributo per fare questo, cioè per cercare di migliorare il mondo e far capire alla gente che ci sono delle strade che percorse portano finalmente alla felicità. Ecco, giusto No, per. perché adesso gli metto anche la musica, perché cioè, Lo spieghiamo.
Tolgo la musica perché poi YouTube mi fa il mazzo, no? Perché tutti i giorni... Che tra l'altro sarò impopolare, ma io la adoro tantissimo. Ed è per me l'equivalente un po' di Michael Jackson. E cioè io non... È uno dei tanti spot che mi sono autoprodotto anche in questo caso, nel quale pubblicizzavo il romanzo Lasciare il corpo, che è uscito nel 2019, nel dicembre 2019. Purtroppo l'ho potuto promuovere live, cioè dal vivo, soltanto fino a febbraio, perché poi è cominciato il lockdown, quindi chiaramente si è bloccato tutto, ma tutti ci siamo bloccati, logicamente. Lì eravamo sotto Natale, tra l'altro il giorno dopo venivo operato all'orecchio, un intervento di 5 ore, quindi per dirti, no? Come comunque uno cerca comunque... di mantenere sempre alta, no? Questo senso della vita, della propositività, eccetera, eccetera, nonostante comunque poi ognuno di noi debba vivere quotidianamente i propri pesi, diciamo. E quel caso là, come vedi, faccio tipo ballerino, dove chiaramente ispirando, perché io sono uno che osserva molto, per esempio, i video su YouTube, imito molto in qualche maniera gli influencer e anche i pop star. A modo mio, cercando di non essere totalmente ridicolo, ma autironico, faccio queste cose qua. E per me queste cose qua mi danno più entusiasmo e mi sento più figo quando faccio queste cose piuttosto che faccio il quadro o la scultura. Perché quello un po' uno se lo aspetta, no? Vabbè, fa l'artista, fa la scultura, no? Bel, bravo, mi piace, non mi piace. E invece queste cose qua, visto che ho una certa età, vado per i 48 anni, come dire, mi fa... cioè, capito? Mi fa ridere. Io, allora, indipendentemente dal punto di vista che non riesco a ballare, a saltare come fai te, ma te c'hai un cognome che la dice tutta, no? Nel senso che te ne sbatti dei giudizi altrui, e così la gente dovrebbe no, essere... i giudizi degli altri per me sono importanti, ci rimango molto male se mi criticano. Questo qua è venuto bene, secondo me, sto video qui. Canto una canzone di Scialpi, che si intitola Petti Rosso, che tra l'altro ho scoperto essere, lo dico, un cantante veramente bravo, un cantautore bravissimo. Mi sono trovato per caso di fronte a sta canzone Petti Rosso, che secondo me parla di suicidio, anche se non lo dice esplicitamente, ma si capisce, e ho creato questo video dove ci sono io, che sto appunto cantando e recitando, e poi c'è questo alter ego che ho chiamato Entity, che, come dire, si sta preparando per questa festa dell'arte, no? Del mettersi in gioco, in mostra, eccetera, perché io creo degli alter ego artistici. E tu non sai cosa ho fatto io con questo video qua? No, che c'hai fatto? L'ho girato a Scialpi. No, grazie. Veramente, Non mi ha risposto, ma l'ha visto. L'ha visto? Sì, mi fa molto piacere. Perché siamo amici su Facebook. Aspetta, Scialpi. Giovanni. Per me è un grande cantautore, eh? E poi la voce è bellissima. E poi... Vedi qua? Sì, ci credo. Aspetta sì. faccio una cosa così lo riesci a vedere. No, parla intanto, che qua va, non no, faccio niente. Chiaramente la canzone parla appunto di un gay, che ama toccarsi, insomma, un tipo, una sorta anche di drag queen, che evidentemente però nel rovescio della medaglia c'è anche che comunque non si sente probabilmente accettato ed è infelice. Ho deciso, insomma, visto che era una canzone veramente con delle parole molto belle, un'ottima melodia e una bellissima voce aveva Scialpi, e ho deciso, insomma, di interpretarla, e l'ho fatto. E qua poi gli ho scritto anche se voleva fare la chiacchierata, perché sarebbe stato bello condividere, farti la sorpresa, però non avendo ricevuto la risposta non... Comunque credo che stia passando come tante artistiche, però perché io non faccio di professione, diciamo, no? Quindi mi posso permettere, ad esempio, uno stop
non lo so, di mostre, di esposizioni, di presentazioni. In cui, sì. Questo qua, se io schiaccio qua, teoricamente salta fuori. Dov'è? Mi sono perso. Se io adesso lo chiudo, dovrebbe saltare fuori Betty Rosso. Però ho fatto casino e non si vede. Tu cosa vedi adesso? Sempre quello. Sì, sì, sì. No, è questo... No, gliel'ho girato e solo adesso gli manderò un altro messaggio, perché proprio ho letto che era veramente giù, tant'è che scriveva sì. Che sarebbe... Infatti stavo dicendo questo. Poteva andare a fare il cameriere, ha detto, perché non c'è da vergognarsi di niente. E siamo due artisti, diciamo, che comunque vivono anche di altro, no? Abbiamo un lavoro principale e quindi ci possiamo permettere uno stop che c'è stato con la pandemia, per cui anche se comunque, diciamo, comunque ha leso anche a noi, insomma, le nostre produzioni, i nostri impegni, eccetera. Però voglio dire, non campando di quello principalmente, possiamo permettercelo. Chi come lui, che vive solo di quello, principalmente di quello, è chiaro che per lui è una botta, per cui me l'ho fatto anche per questo motivo, avendo visto precedentemente un'intervista che lui aveva tenuto, mi pare, in Rai, dove comunque si era mostrato molto abbattuto, ho voluto far conoscere, per quello che mi è possibile, ad un pubblico che non lo conosce bene, perché magari è un artista più che altro ricordato negli anni 80-90, la capacità di sua, perché ha una capacità di scrittura e anche una bellissima voce. Bravo, cioè mi ha sorpreso, la canzone è bellissima. Che tra l'altro so che doveva partecipare a Sanremo e non lo fecero partecipare perché il testo era molto impegnativo, perché parla comunque, ti ripeto, di una drag queen o comunque di un travestito e parla di, appunto, di suicidio, insomma, quindi comunque sono temi forti, no? In un festival generalista come quello magari poteva essere un problema. Certo. Però sì, è un casino adesso, il periodo di adesso per tantissimi, per non tantissimi, per tutti gli artisti. Io ho sentito anche nel campo proprio della musica altre persone, c'è chi comunque sta lavorando ma è fatica. Io spero, perché su Clubhouse, non so se te ci sei, non, no? E no. Stanno parlando che quando ci sarà la ripartenza, ci sarà, se non è gestito bene, perché i ragazzi, gli artisti più o meno conosciuti stanno comunque producendo, no? Ma non lo fanno uscire, quindi ci sarà veramente una marea di roba. Anche perché credo che grazie alle piattaforme online e tutte queste cose qui che oggi ci sono, un cantante ormai non fa più soldi con i dischi. Esatto. Anche i grandi artisti cacciano un album ogni 5 anni, perché comunque per quello che costa un album, chiaramente, come dire, se non vendono tanto, chiaramente non conviene manco produrli. Il guadagno oggi di un artista, ma anche di una Lady Gaga, si fonda esclusivamente quasi tutto sui concerti, sugli spettacoli. Quindi se non fanno quello, cioè anche se vendono, se è un personaggio pubblico e famoso, ma anche se vedi 5 milioni di copie, faccio un esempio, se metti insieme tutti i costi di produzione, di marketing, eccetera, magari vai in pari, quindi non vale la pena produrle. Per cui, insomma, per non parlare degli attori che fanno soltanto teatro, cioè gli chiudi i teatri, a questa gente non gli dà più nulla. Certo. Intanto è arrivato Steven, mio amico di Verona, che fa il regista, e anche lì si produce, si prova di andare al cinema e delle volte si deve andare sulle piattaforme internet, che non è il male, però vuoi dire un bello schermo di 10 metri per 10. Bravo. Figata. È come dire, no? Ma noi abbiamo l'aereo supersonico, però esiste anche la bicicletta, e la bicicletta ha un suo senso e l'aereo ne ha un altro senso. La stessa cosa il film. Il film è stato creato per essere visto in un luogo generico, dove tante persone che non si conoscono stanno lì e celebrano quello
questo evento che è il film, che è immaginazione, che è creatività. Vederlo per televisione lo puoi anche fare, però non è la stessa cosa, è snaturare il senso di quell'arte. Cioè l'arte ha senso anche, soprattutto se viene resa nel luogo nel quale è stata pensata. Quindi, come dicevo prima ero creativo, poi mi sono autodefinito artista perché ho messo un'opera all'interno mia, insomma un'opera all'interno di un museo. Quello è il luogo dell'arte. La stessa cosa per il cinema, si fa, si deve vedere una sala cinematografica. Voglio dire, l'arte è quello, cioè ha bisogno anche di un supporto, di un ambito e di una celebrazione, che è quella per la quale è stata creata quell'arte. E quindi tutte queste cose fittizie o adulcorate o modificate non hanno alcun senso. Però ripeto, io che comunque, come magari anche te, non viviamo principalmente di quello, per noi non è un problema. Per chi vive principalmente di quello è un dramma. Esatto. Cioè assolutamente un dramma che tra l'altro poteva essere gestita in maniera totalmente differente secondo me, perché in altri paesi europei, ad esempio la Spagna, non hanno mai chiuso totalmente cinema, teatro e quant'altro, ma hanno trovato forme diverse di diciamo di interazione, contingentando, riducendo il numero di persone che andavano eccetera, anche perché pure in Italia, ma chi va al cinema? Se vai in cinema, che ne so, del primo pomeriggio quando ci andavo io lo chiamo l'orario dei vecchi, perché di solito ci vanno i vecchi con la destra, quella per risparmiare, quelle delle 15:30 ci vado io e i vecchi, eravamo in tre e a volte ho visto un film anche da solo, cioè praticamente era un privé, quindi sì. Voglio dire, cioè, che chiudevano insomma le sale cinematografiche, potevano anche, così come i musei, se non è il grande museo, ma voglio dire, chi ci va al museo? No, cioè, comunque poi si sta distanziati un sacco, perché poi cioè, basta che metti le bandinelle, no, per creare un percorso e il gioco è fatto, no? Io non ho mai visto la ressa, vabbè, Bologna è Bologna, Milano, senz'altro, le grandi città sono le grandi città, però io ho visto la fila per dire a quando hanno fatto la ragazza dell'orecchino di perla, con l'orecchino di perla, ho visto ma perché comunque è un'opera ormai talmente iconica, resa famosa grazie al film che c'era stato qualche anno prima, e allora tutti quanti, diciamo un po' i pecoroni, vanno tutti lì, però magari all'interno dello stesso quella stessa mostra alla quale sono andato anche io c'erano opere che erano anche più belle del ragazzo che lui, però tutti ammassati lì, ma perché i mezzi di comunicazione avevano reso famoso quella cosa lì. Però voglio dire, all'interno di quella stessa mostra c'erano opere meravigliose anche di contemporanei di Vermeer, che andavano assolutamente viste e apprezzate comunque, però tutti si accalcavano lì. Anche se l'opera, ripeto, è meravigliosa comunque, la ragazza che lui ha visto dal vivo è spettacolare, però... come dire, però, non c'è solo qui. Però io preferisco Escher. Sì. Sì. Allora, adesso che ci avviciniamo verso la conclusione, sì. mi leggi due righe del terzo libro a pagina 18, così. Oddio mio, terzo libro. Cioè, nel terzo libro pubblicato? No, quello lì che c'eri, quello in ordine che ci avevi sulle gambe, il terzo. Ah, il terzo? Vabbè, questo. Lasciare il corpo, l'ultimo tratto romanzo che ho pubblicato nel 2019, e devo andare a pagina 18? Pagina 18, riga 10, da 10 a 12. 10 a 12, allora... fa veramente, cioè se vuoi partire dal punto e arrivare al punto va bene. Allora vediamo un po', allora vediamo un po', cerchiamo di scegliere un passo che abbia un senso, diciamo così, in modo tale che, allora, vagabondare sulle colline e osservare il paese dall'alto. La valletta con il ruscello che ricordo si riversava nella gola tra i cespugli di more e la vegetazione irta.
So che quei luoghi furono abitati da molte popolazioni prima degli insediamenti moderni, perché le colline vibrano ancora. Un vasetto votivo era possibile estrarlo dalla terra scavando con un sasso. Così. Così. Intanto è arrivata Katia, che dovresti conoscerla, lei è una poetessa di Emiliana, trasferita a Varese. Maurizio. Bene, quando faremo di nuovo queste cene, sarebbe bello, no? Fare una bella tavolata tutti insieme, tra persone intanto simili, nel senso che comunque abbiamo una passione in comune, e poi persone, come dire, di un certo livello anche spirituale, nel senso proprio di anima, di, no, di soul, di intenzioni, di passione, sarebbe bello, perché a me questa cosa, ti dico la verità, con la vita di tutto, mi manca tantissimo, cioè nel senso, la relazione umana a me è una cosa che manca tantissimo, cioè sto proprio male per questo motivo, cioè nel senso che a me manca proprio tanto, e l'arte era un modo per poter stare in mezzo a certe relazioni, virtuosismi, incontrare persone, cioè se non ci fosse stata l'arte e te non ci saremmo mai conosciuti. Già. Per dirti, voglio dire, sarebbe stata per me una grande perdita, perché ripeto, se l'anima è bellissima e quindi voglio dire, a me questo aspetto manca. Mi deve spiegare sta cosa del tipo la linea che ho attorno al mio corpo, che non è quella viola delle pubblicità anni 90 che mi hai sempre detto. No, allora se vuoi ti dico, così lo diciamo al pubblico tutto, diciamo che ognuno di noi, come dire, ha una propria vibrazione, ci sono persone che hanno una vibrazione molto alta e non c'è bisogno di particolari parole, di espressioni, eccetera, perché tutti lo percepiscono, in quanto siamo tutti quanti fatti di energia, no? I corpi, lo sappiamo, no? Lo dice la fisica quantistica, è fatto che siamo praticamente una vibrazione, energia che vibra, soltanto che chiaramente i nostri apparati, in questo caso gli occhi, ci mostrano un corpo intero, ma noi siamo in verità qualcosa che fluttua. Ci sono persone che hanno delle frequenze molto alte, che vibrano in una maniera molto sottile, e immediatamente orientano le altre vibrazioni degli altri corpi in una certa maniera. Nel tuo caso, mi ricordo appunto a Viola di Vergato, tu poi te ne andassi con tua madre, ricordo che eri venuta con tua madre alla mostra, poi a un certo punto al museo, a un certo punto te ne andasti, non c'era persona di questa bella tavolata che sembra un po' fellignana, no? Tipo a Marcò, tutti lì sotto il porticato, sotto no, la tettoia all'aperto a mangiare, cose che oggi ci sembrano cose incredibili, ma all'epoca si facevano. Tutti parlano di te in una maniera, come dire, speciale, no? Sei un essere speciale. Poi sicuramente il dolore, anche il dolore fisico, no? A cui tu facevi cenno, anche se è brutto da vivere, però aiuta ad alzare la vibrazione energetica, perché ti mette in uno stato di pazienza, di ricerca, di elevazione. Questo lo so che sembra una cosa strana, ma il dolore purtroppo, o per fortuna, migliora. E visto che comunque, anche, cioè come delle tue passioni le vivi, si percepisce anche questo aspetto, si percepisce, e lo si vede nello sguardo, nel modo in cui ti muovi, eccetera. Quindi per dire, questo senso qua, io quella cosa la percepì già all'epoca, perché studiando poi, come abbiamo detto, no, queste cose di natura spirituale, religioni comparate, meditazioni mistiche, eccetera, diciamo che sono avvezzo ad avere un occhio attento a guardare certi aspetti delle persone, e io in te lo corsi già a Milano, che eri una persona di un certo tipo là dentro. Tra tutte queste persone sicuramente spiccavi per quanto vi riguarda, poi c'è chi non lo vede e vabbè, ma puoi dire, Gesù Cristo diceva, parlava e poi diceva, le orecchie che hanno ascoltato ascoltino, come dire, no, io ho detto, poi se non lo sentì è un tuo problema. La stessa cosa vale anche per gli occhi, cioè Certo. ognuno di voi emana qualcosa, c'è cioè chi è più avvezzo a farlo, chi meno, chi è più segue l'istinto. Però quando poi raggiungi un certo livello di frequenza energetica è palese per tutti. Cioè Buddha era Buddha non perché diceva di esserlo, è perché era palese che lo era. Faccio un esempio molto alto. Perché? Perché la sua vibrazione era talmente alta che per cui pure, che so, i moscerini lo percepivano, perché siamo energia.
Questo è Adesso quello. ti do 2 minuti, lo faccio con sta mano qua perché se no, lo faccio sempre con questa e lo faccio con questa. Ti do due minuti per dire quello che vuoi. Tema libero. Allora, il mio tema libero è che sono felice di questa bellissima serata, sono contento del fatto che comunque l'arte mi sta consentendo di sviluppare la mia vera natura, di poter comunicare messaggi non soltanto dal punto di vista appunto prettamente emozionale, ma anche dal punto di vista proprio culturale, erudito, eccetera, delle conoscenze che secondo me devono essere a servizio, devono essere a disposizione di tutti, di poterlo fare. E l'arte per ora è l'impegno che ora io vivo, più importante per rendere la mia vita, dare alla mia vita un senso collettivo. Cioè, posso star bene io, vivere bene, mangio, bevo, viaggio, faccio e sto bene io. Però se riesco anche a dare un valore collettivo alla mia esistenza, al mio passaggio in questa vita, per ora attraverso l'arte sto cercando di fare questo, do un valore più alto, più ampio alla mia esistenza. E qui do piacere del fatto di aver avuto, grazie magari all'intuito di quel mio amico che ho citato prima, Claudio, e poi tutto quello che è conseguito dopo, compreso te, che mi stai comunque, come dire, mi stai aiutando, no? In un'ulteriore forma di comunicazione a poter lanciare un messaggio collettivo, cioè che è più ampio rispetto al semplice vivere come persona nella tua quotidianità. E quindi sono contento di aver percorso la strada dell'arte. Bene, progetti da qua a quest'estate. Allora, diciamo che come tutti noi viaggiamo a braccio, no? Nel senso che non si sa. Diciamo che ci sarebbe il mio quinto libro che dovrebbe uscire, cioè che è pronto da mo', è stato talmente, come dire, cesellato, perché avevo tempo da perdere in tutte le sue forme, che ormai è, come dire, è perfettissimo. Però alla casa editrice, che già è a quale già ho posto la pubblicazione, che è attenzionata, ho già detto che se ne parla tra aprile e maggio, per vedere intanto come si sblocca questa situazione, perché tanto puoi avere 100.000 progetti, ma se non li puoi concretizzare in una redazione fisica non ha alcun senso. Quindi c'è sicuramente questo romanzo, poi dovrei partecipare ad un concorso di arte che si farà presso una galleria di Bologna che si chiama la Galleria dei Marchi. Tu venisti già l'anno scorso che vinsi il primo posto e quest'anno partecipo ancora con quest'opera che ha dei bassorilievi, e però anche lì doveva avvenire insomma, la cosa dopo Pasqua, ma chiaramente anche loro per aprile stanno aspettando insomma, che lo consenta la situazione, quindi c'è quella partecipazione. Poi ci sarebbe la partecipazione a un concorso letterario a cui sono stato invitato e che quando sarà possibile anche quello succederà. Poi ci dovrebbe essere una mia intervista per una testata televisiva che dovrebbe avvenire tra poco, nei prossimi giorni. E questo è sostanzialmente quello che gira nell'aria, diciamo così. Poi vediamo, appena ci liberano, liberi tutti. Se ero frenetico nel fare le cose, vi posso assicurare, cari ascoltatori, che metterò direttamente il letto per strada. Dormirò direttamente per strada, quindi non ce ne sarà più nessuno. Cioè, appena sarò libero, cioè, Ciao. non so cosa farò, impazzirò. Intanto riprenderò a viaggiare, perché la cosa più importante della vita mia, prima di tutto, è viaggiare. Poi qualche altra cosa che ho già detto all'inizio, che mi piace tanto, puoi mangiare, e poi l'arte, quindi, rifletterà tutto questo, perché prima di tutto c'è la vita, eh. Io non Esatto. credo che l'artista che vive una vita di merda e poi fa il grande artista, il Van Gogh. Ecco, io non credo nei Van Gogh. Io credo che prima la vita è il vero capolavoro e poi l'arte che crei, se è bella, si spera, lo deve decidere la gente, è il riflesso di quella della vita che deve essere il capolavoro a quale Ok, tutti dobbiamo lavorare. io ti Ok? ringrazio Ciao. tutti, ciao Maurizio, Katia, Steven, Silvana, Chiara e tutti quelli che non hanno scritto un commento perché hanno solo ascoltato e tutti quelli che ascolteranno la chiacchierata da domani in poi sul canale YouTube Miraggio Deluxe o sul Ok. tuo canale Giancarlo Giudice. Certo, infatti poi girerò questa nostra chiacchierata sul mio canale.
Buona serata. Ciao. Ciao, ciao a tutti.